Poi è arrivato questo momento che mi ha fermato, mi ha fatto frenare. Forse, non lo so, il destino ha detto no, stai fermo e adesso iniziamo un altro tipo di vita. Gabriele Cristaldi, avvocato di successo, amante della bella vita, dei viaggi, dello sport, campione italiano di vela, ma con una passione, la più grande passione che era ed è ancora oggi, la sua moto. 11 marzo 2012, il giorno dopo il suo 47esimo compleanno, un'auto, contromano, lo colpisce in pieno. La moto distrutta, lui, Gabriele, immobilizzato su una sedia a rotelle. Tutto sembra essere perduto e sopraggiunge la disperazione, lo sconforto e anche il desiderio di farla finita. Ma poi l'amore, la speranza, il coraggio di ricominciare prendono il sopravvento e la storia, la nuova storia di Gabriele, diventa un inno alla vita, una vera e propria rinascita. Gabriele, il nostro ritratto di coraggio. Io per il mio lavoro facevo 50.000 km l'anno e giravo tutta l'Italia, quindi la mattina prima di andare a lavorare mi alzavo, andavo a correre ed era fantastico andare a correre un giorno sulla spiaggia di Rimini, un giorno magari stavo a Napoli, quindi sul lungomare di Napoli, comunque situazioni bellissime perché mi piaceva la varietà, vivi proprio, cioè è proprio la sensazione di vivere perché cambi continuamente realtà. Qual era il tuo lavoro, Gabriele? Sono avvocato, sono stato il primo avvocato auditore ambientale in Italia. Ho avuto il coraggio di affrontare questa scelta di non fare l'avvocato nei tribunali, ma di rivolgermi alle aziende per aiutarle a avere, diciamo, una gestione a norma di quello che è la nostra normativa ambientale. Vedevo tante realtà, tante cose, ed è diverso rispetto a chi magari. La mattina si alza, va a lavorare e poi torna a casa. Io no, non tornavo mai a casa. Commuove di te, stupisce come tu sia entrato non perché obbligato dal tuo corpo, ma con la volontà della tua mente e del tuo cuore in questa nuova autostrada, Gabriele. Penso che faccia parte proprio della mente umana reagire, cambiare quando si subisce un trauma. Forse, non lo so, il destino ha detto no, stai fermo e adesso iniziamo un altro tipo di vita. Io mi ricordo ancora che ero a passeggio nella zona di Piazza Navona con la fidanzata di allora e mi feci leggere la mano. E nella lettura di questa mano mi dissero: guarda, tu avrai due vite. Qui, cioè, proprio la tua linea di vita si interrompe e ne comincia un'altra diversa. È successo, cioè io ho fatto una vita fino a 47 anni e poi una vita completamente diversa dai 47 in poi, che però non è da buttare via. E questo è il messaggio forte che voglio dare, perché troppa gente butta via la sua vita quando cambia e diventa più difficile da vivere. Sì. Sì, è semplicemente un approccio diverso che bisogna dare per la vita e a volte nella vita più difficile escono fuori delle meraviglie, come è successo a me. Partiamo da questa casa, che non abbiamo fatto in tempo ad entrare, che già abbiamo saputo che tu la lasci, e questa casa che è il tuo guscio. È la tua vita, perché questa casa ha rappresentato la tua rinascita. Questa della casa è una scadenza che tutti i pazienti hanno come momento di fine della degenza. Quindi ero stato, diciamo, informato, aiutato
in modo molto attento e molto tecnico su quello che poi devono essere le mie esigenze. Quindi, da appassionato di informatica, quale sono, da appassionato di internet, curioso, mi sono messo, diciamo, davanti allo schermo, aiutato, supportato da un'architetta molto brava, un gusto completamente diverso rispetto a quello che avevo prima dell'incidente, la voglia di avere il colore, di avere comunque di svegliarti con la luce. Ho scelto di fare la camera da letto nella stanza forse meno indicata della casa, ma che a me piaceva di più perché era l'angolo più luminoso, per cui la mattina svegliarti e vedere il sole, è un piacere. Questa casa è ricca di domotica, che è una gestione della casa informatica attraverso un cellulare, attraverso un iPad piuttosto che un computer, che è fattibile anche da chi come me muove solamente un braccio, non può chiudere neanche la mano, però con questo pollice io riesco a usare il touchpad e riesco a gestire questa casa, cioè quella piccolissima autonomia che ho mi aiuta a sentirmi meno ingombrante nei confronti dei miei assistenti e di chi mi sta intorno. Tu hai pensato di vendere questa casa per comprare qualcosa di più grande che metterai a disposizione di altre Di persone. Hai persone che detto. stanno come me, di persone che hanno subito un trauma di questo genere e hanno bisogno di essere coccolate, perché comunque quando si subisce un trauma di questo tipo si hanno moltissime privazioni. Quindi è necessario concederti qualcosa. Ora, non potendolo fare qua dentro, perché comunque ospitare una persona per dargli, diciamo, un conforto e un'istruzione anche. Non parlo poi solamente, ecco, del tetraplegico, del paraplegico, parlo anche della persona anziana, del malato di SLA, diciamo, di tutti quelli che purtroppo hanno delle limitazioni nella mobilità e hanno bisogno, insomma, di scoprire questo mondo che li aiuta a non dover chiedere sempre, perché purtroppo. Vi assicuro che la cosa più terribile che si subisce in una situazione di questo tipo è proprio la mancanza di autonomia, specie per chi come me prima era arrivato a 47 anni da single, completamente autonomo, completamente libero di fare quello che gli pareva piaceva. Questa è sicuramente la parte più dolorosa, ma assolutamente necessaria. Quando agli amici squilla il telefono e la notizia è che Gabriele ha avuto un incidente. Sono le classiche telefonate che non vorresti mai ricevere, no? Arriva una chiamata, un tuo caro amico ti avvisa che Gabriele ha avuto un incidente in moto, che sta molto male, che la situazione è pessima e tu chiaramente pensi che non è niente. Semplice. Il nostro fisico, no? Ti inizia a proteggere dalla cosa brutta, dalla tragedia, dalla sofferenza. Poi ti precipiti a trovare il tuo amico e lo trovi completamente immobilizzato. E allora lì inevitabilmente pensi a come ci staresti te e se fosse successo a te e come ti comporteresti. E quindi cerchi di capire il senso della vita, come se uno potesse capirlo, il senso della vita. Gabriele aveva ragione. Gabriele non aveva torto in quell'incidente. No, Gabriele aveva straragione. Gabriele è stato investito da una persona che arrivava contromano, che non si è neanche fermato e ha pensato bene di lasciare le cose così. Poi Gabriele è stato sfortunato perché comunque. Per chi come noi va in moto sa che comunque l'aspetto fatalismo è, tu ti puoi mettere qualsiasi cosa, però insomma, Però uno che ti arriva contromano non lo sì, puoi uno che ti arriva prevedere. contromano, specialmente alle 8 di sera col buio, con un po' di pioggia, è difficile. Thank you.
guarda in camera, guarda come fanno le vere dive, avanti. Allora, anche questo, anche Apple fa parte della nuova vita. Gabriele, tu sei una persona generosissima, perché sei stato generoso dettando a Siri il tuo libro, che hai scritto con una grande professionista, una grande giornalista come Veronica Voto, ma è così pieno di generosità quel tuo libro, perché raccontarsi non è facile. Nel nostro piccolo dobbiamo lasciare qualcosa, no? Nel momento in cui ce ne andremo, noi verremo ricordati per quello che abbiamo fatto. Se uno fa solo cose per se stesso, si perde la memoria di te, no? Perché nessuno si ricorderà più di te. Se tu fai le cose insieme agli altri e per gli altri, rimarrà sempre una memoria di te. E questa è una cosa importante, perché vuol dire che tu sei esistito. Esistere vuol dire combattere insieme, vivere insieme, amare e dare anche nei momenti più estremi. E prendere per mano chi decide di lasciare questa vita e insegnargli a viverla, la vita, bene anche quando le condizioni sono estreme. Siamo tutti quanti sulla stessa barca, bisogna combattere per stare bene tutti quanti. L'unica via è quella. Quando tutti capiremo questo, il mondo cambierà completamente. Tu hai cercato di finire la tua vita, perché tu eri in quella lista, perché c'è stato il momento della... Tu parli della luce che ti sveglia al mattino, ma quanto è stata lunga la tua notte? Molto lunga, anche adesso è notte, nel senso che anche adesso soffro, è normale, cioè è difficile. La cosa più bella è, penso che possa avere una persona, è che finisca questa notte, no? Sarebbe un dono stupendo, e io ci credo che ci possa essere una cura, e credo in modo forte che bisogna impegnare le risorse economiche, di studio e tutto quello che è possibile per cercare questa cura. Capisco anche di persone che hanno scelto di staccare, diciamo, la macchina, però purtroppo c'è anche gente che per difficoltà non enormi, minori rispetto alle mie, sceglie di staccare, diciamo, la spina e perdere la vita. A te com'è andata? A me, io mi trovo in un momento molto molto complesso, molto difficile, perché ero nella prima fase del trasferimento dall'Italia alla Svizzera, dove, dicevo, ero in isolamento, non c'era nessuno accanto a me, e parlando apposta con i medici, avevo saputo anche con lo psicologo, perché lì c'è uno psicologo a disposizione, che c'era questa Exit, che era una società che si occupava del fine vita, no? Per cui praticamente ho deciso, attorno, sai che faccio, mi iscrivo, ho preso il computer, ho fatto, diciamo, una pratica di iscrizione, ho mandato tutto quanto, mi è arrivata una risposta sempre per email, che non era possibile per me, in quanto cittadino italiano, usufruire di questo servizio, e che avrei dovuto rivolgermi alla Exit Italia, eventualmente loro mi avrebbero forse aiutato in qualche modo, aggirando, diciamo, normative varie, mi avrebbero forse aiutato a rientrare in questo protocollo e a farmi, diciamo, finire la mia vita in quel momento. Naturalmente, per fare questo avrei dovuto rientrare in Italia, quindi era impossibile in quel momento questa cosa. Ora, ad oggi, sono estremamente felice che mi abbiano detto di no, estremamente felice. Quando hai capito che quel no burocratico, tecnico, fosse un no dentro di te? Quel no mi ha aiutato a rimboccarmi le maniche e a combattere, mi ha aiutato chi mi stava accanto in quel momento in ospedale, gli infermieri, gli altri pazienti. Un paziente, Salvatore, che veniva sempre a bussarmi e veniva in camera mia e diceva: Gabriele, dai, esci, vieni a pranzo con noi, vieni a cena con noi. E io: vabbè, magari domani. Alla fine, diciamo, proprio chi mi stava accanto mi ha aiutato a rinascere. Ed è importante, veramente molto importante, la struttura sanitaria in cui si va per affrontare queste cose, perché purtroppo anche il fatto stesso di vedere gente che sta peggio di te e dire: ah, ma se loro combattono, e chi sono io? Meno di loro, no, combatto anch'io. Cioè, perché devo essere vile? Bisogna comunque
andare avanti a testa alta e superare le difficoltà, ma avendo poi giorno per giorno piccole gioie che ti riempiono la vita, il divertimento di avere un paziente cieco e paraplegico che mi aiutava a mangiare a mensa. E io gli dicevo a destra e a sinistra, lui metteva il cucchiaio in bocca e ogni tanto gli prendeva il naso invece. Quindi c'è comunque situazioni che per chi sta bene sembrano impossibili da sostenere, non sono così, perché comunque è importante chi ti sta accanto e chi è vicino a te, che ti dà l'esempio e ti dice puoi farcela, a quel punto tu prendi, combatti e ce la fai. Io la mano di mia moglie l'ho chiesta in piedi, in piscina. Come di hai solito. Io in piedi stavo in piscina e gli ho chiesto di diventare mia moglie, cioè mi sono avvicinato a lei aiutandomi, logicamente, perché io riesco un po' a deambulare in acqua, no? L'acqua aiuta. Sono andato davanti a lei, l'ho chiesto e lei mi ha detto sì. Come vi siete incontrati? Io la conoscevo già prima dell'incidente, però poi lei ha saputo del mio incidente, è corsa al CTO di Roma dove ero ricoverato e veniva lì tutti i giorni, mi portava diciamo un supporto forte a livello psicologico, perché mi aiutava a mangiare, stava con me, insomma. Poi per motivi diciamo di lavoro è dovuta partire, poi nel momento in cui è ritornata ci siamo rincontrati, anche perché ci sentivamo grazie ai social, finché un giorno si era fermata a cena lì a casa mia dove stavo a Raffregene in quel periodo, è bello perché mi ha chiesto lei un bacio e quindi io ho detto certo, dammelo, cioè comunque è una cosa che è bellissimo, perché hai la faccia più felice del mondo, sai? L'emozione io quando poi penso. E la cosa più bella è stata, quella è stata il momento in cui ho capito che l'amore per mia moglie era più forte della disabilità. Una sera che tornavamo io, Diego, il mio assistente, e lei da una cena sulla riva del mare, e c'erano queste stelle cadenti. La racconto sempre questa perché è la cosa più forte che possa aver avuto nella mia vita. E vedo una stella cadente ed esprimo il desiderio di sposare quella donna che stava accanto a me. E poi mi sono reso conto, ho fatto, è la prima volta che non ho chiesto di tornare a camminare e a tornare prima. Ho chiesto un'altra cosa, ho chiesto di sposare una donna. Quindi cioè, ho superato questa ricerca di guarire grazie alla ricerca dell'amore. Sono due cose differenti, ma l'amore è più forte della disabilità e la può, diciamo, te la può fare superare. Questa è una cosa importante, un messaggio che voglio dare veramente a tutti quelli che stanno male, a tutti quelli che si sentono depressi. Imparate a amare. Non dico amare anche le persone che vi stanno accanto, amare i vostri amici, amare comunque, dare amore porta a guarire, perché condividi un qualcosa di forte e ti fa superare anche le grosse difficoltà. Non bisogna chiudersi in se stessi, chiudersi in casa, chiudersi nella propria sofferenza. Bisogna cercare di aprirsi, cercare di trasmettere quello che sono i sentimenti, no? E questa disabilità mi ha aiutato molto in questo, mi ha fatto capire che bisogna essere proprio se stessi nella vita, perché la vita è breve, può cambiare in qualsiasi momento la tua situazione, quindi non bisogna avere nessun rimpianto, bisogna cercare di dare tutto, dare tanto amore e cercare di superare le difficoltà insieme a chi ti sta accanto. Nella mia seconda vita ho avuto più attenzione a altre cose, e non ultimo questo mio progetto che voglio portare avanti, questo fatto di costruire una casa e poter dare a chi sta come me, a chi sta male come me, un aiuto, un supporto, prenderlo per mano e dire guarda che
puoi stare ancora bene. Fierissimo alfiere, rappresentante delle precise richieste che devono essere accordate. Perché forse sai, Gabriele, basterebbe vivere 7 giorni come te per capire che questo paese debba cambiare molte cose. Fondamentalmente è un discorso culturale. Purtroppo noi in Italia abbiamo un po' paura dei disabili, fa paura la disabilità in Italia. Perché? Perché è vista come qualcosa che non conosciamo, che viene tenuta nascosta, il disabile viene tenuto chiuso in casa, non deve uscire, non deve dare noia. Dà noia, il disabile in Italia dà noia. In America passi, ti salutano, chiedono se hai bisogno di qualsiasi cosa, ti trattano da Dio, perché loro hanno una tradizione di guerra che il veterano ci ha rimesso non la pelle, ma peggio, ci ha rimesso la schiena e si trova magari con una pallottola nella schiena che l'ha reso disabile. Quindi loro, per loro il disabile è il veterano, quello che ha lasciato, diciamo, la sua salute, sacrificato la sua salute per lo Stato. Quindi hanno quello come ottica principale. Poi ce ne sono tanti, perché poi è un paese dove si fanno molti sport estremi, quindi c'è più una cultura della disabilità. A me è capitato di essere in una discoteca a Miami e insieme c'erano, nella stessa discoteca, c'erano 5 persone in sedia a rotelle. Ma quante persone avete visto mai voi qui a Roma in sedia a rotelle? In una discoteca? Zero, perché cioè, il disabile qua non esce di casa. Anche il primo, perché è difficile. Secondo, perché comunque si subisce una violenza enorme nel momento stesso in cui si viene guardati come diversi, no? Ma la diversità è un pregio a volte, perché comunque ti fa riflettere, no? Dice: guarda, se noi fossimo tutti uguali sarebbe difficile crescere, perché puoi capire dove può arrivare il tuo coraggio, puoi capire dove può arrivare la tua sopportazione della sofferenza attraverso una persona che sta male come me. Questo è importante, iniziare, insomma, a dare una cultura del genere già dall'inizio, dal bambino, cioè andare nelle scuole, spiegare, diciamo, cosa può accadere, non fare come quella madre che ha fatto voltare la bambina chiudendo gli occhi perché passavo io con la sedia, solo perché non gli andava probabilmente di spiegare alla bambina che cosa mi era successo, no? Perché diventava complicato andare a spiegare: oddio, ha fatto probabilmente un incidente, sta così per quello. Questo, Gabriele, questo fa male, vero? Beh, nei ristoranti, quando entri qua nei ristoranti, la gente guarda, cioè, diventa una cosa, sei un fenomeno, no? Fenomeno da baraccone. Ti viene voglia di urlare: guardate, io stavo come voi. Un idiota è venuto contro mano, mi ha buttato sotto, vi può succedere anche a voi domani. La cultura del disabile chiuso in casa deve finire, non è possibile. Devono incominciare a girare, come succede negli altri paesi. Io in Svizzera andavo dall'ospedale a Lucerna da solo in treno, stando così, da solo in treno, grazie all'enorme disponibilità di chi stava intorno a me, e grazie anche alle strutture, perché il treno era fatto in modo tale che io entravo e uscivo tranquillamente. Ma qua non posso neanche andare al bar che c'è qui all'angolo, perché il marciapiede qua sotto casa mia è alto 20 centimetri. Dovrei andare sulla strada dove passano le macchine. Cioè, siamo proprio nella cultura del non mi interessa, non è un problema mio. Gabriele, nel suo DNA la solidarietà e la generosità ce l'ha sempre avuta.
E questo è al 100%. Oggi chiaramente ha dovuto sviluppare delle sensibilità diverse, però non è mai stato vittima. Non è mai stato vittima. Non l'abbiamo dai primi tempi, dai tempi del famoso ottavo piano del reparto spinale al CTO. La cosa che a me particolarmente mi ha sempre colpito, non gliel'ho neanche detto, non c'è bisogno. Non è mai stata una vittima, non si è mai pianto addosso, e in quei momenti vi assicuro che fare la vittima era abbastanza semplice. La casa che Gabriele vuole costruire per chi si trova in difficoltà sarà una casa sulla quale potrà contare, per la quale insomma lui potrà contare sul vostro aiuto. È un progetto secondo me fantastico. Ora è facile dire e parlare bene di progetti di questo tipo, perché la maggior parte delle persone strumentalizza e cavalca, no? Io andrei oltre. Uno come Gabriele, tra virgolette, aiuta prima quelli che non hanno la sedia a rotelle e poi quelli con la sedia a rotelle. Quindi se noi riusciamo a trasferire questo concetto molto chiaro, che questo progetto è un progetto che non ha neanche l'ambizione, ma la semplicità e la serenità di aiutare delle persone, ci si lavora. Qual è il regalo che non ha ancora fatto a Gabriele che vorrebbe fargli? Un regalo. Mi piacerebbe sicuramente, è facile, no? Mi piacerebbe che la scienza, mi piacerebbe essere già nel 3000. Gabriele, tu sei uno che alza sempre l'asticella. È che stai bellissimo. E questo è il mio background da sportivo. Per cui sei molto severo con te stesso e quindi devi sempre cercare qualche motivazione superiore. Io correvo, ho fatto due maratone, sono stato campione italiano di vela, quindi cioè comunque cercavamo sempre la perfezione, e abbiamo avuto dei grandi maestri su questo, perché specie a vela avevamo accanto anche degli sportivi di gran valore come Pellaschier Sergei, che era un timoniere di 470 olimpico russo, che ci ha insegnato proprio la disciplina estrema che deve esserci in barca a vela per far in modo che tutto contribuisca ad arrivare al risultato finale. E non ne puoi sbagliare. Passare per primo il traguardo. Sì. Allora, esercitandoti sempre sul alzare l'asticella, riesci, diciamo, a avere la soddisfazione di principalmente, più che il traguardo, è aver passato il tuo traguardo, il tuo limite. Gabriele, tu fra 10 anni? Spero di essere guarito. La prima cosa che faccio è vado in concessionaria e mi compro un'altra Ducati, subito, perché comunque la passione sta dentro. Io non mi perdo una gara di MotoGP, assolutamente. E ho pensato tante volte di ricomprare una moto anche stando in sedia a rotelle, solo per sentire il rumore del motore, e basta. E questa è la mia Ducati, adesso, no?